Ciao ragazze, oggi ho qui un bel pacchettino da Alias Cosmetics, quindi siamo prontissime per fare un unboxing. Allora, che cosa c'è in questo pacco? In questo pacco oggi abbiamo dei prodotti di Moira Stamping, perché Alias Cosmetics, oltre che essere rivenditore italiano di La Femme Professionnelle, che ormai dovreste saperlo tutti, è diventata rivenditore anche per quanto riguarda i prodotti Moira, che è un brand, diciamo, che è molto specializzato per quanto riguarda la tecnica dello stamping. Allora, abbiamo tante cosine. Da cosa partiamo? Allora, io partirei dalle cose più essenziali. Quindi abbiamo lo stantuffo, io lo chiamo così, comunque il timbrino. Quindi senza di questo non si può assolutamente fare la tecnica degli stamping, perché è la cosa più importante. È quello che ci permette di prendere su il colore dalla piastrina. Eccolo qua, e come vedete ha anche la doppia punta, quindi ha due gommini per prendere su i disegni, uno un po' più piccolo per magari i disegni di precisione e uno un po' più grande per ricoprire tutta l'unghia. Da quel che vedo sono sticky, perché sapete che esistono sia con il gommino sticky, quindi un pochino appiccicoso, e sia quelli non appiccicosi. Questo a sentirlo così mi sembrano leggermente sticky, ma devo vediamo. Sì, sono leggermente sticky. Poi abbiamo lo scraper che serve praticamente a togliere l'eccesso di prodotto dalla piastra, quindi anche questo assolutamente necessario per la tecnica stamping insieme allo stantuffo. Poi abbiamo lui che è un rotolo praticamente adesivo come i levapelucchi. Per togliere sia l'eccesso di colore da appunto lo stantuffo che anche la polvere, quindi tutte le volte che l'ho andata a usare lo passate qui, siete sicure di eliminare tutta la polvere che potrebbe essere nello stampino. E quando dovete prendere su un disegno, se c'è dell'eccesso di prodotto, magari avete preso su anche un pezzo di un altro design che non dovete stampare sull'unghia, lo andate a pulire con questo rotolo. Utilissimo da avere. Io ho sempre usato i rotolini, quelli per togliere i pelucchi dai vestiti. Andiamo avanti. Poi ci sono le bellissime tip marchiate La Femme. Eccole qui, bellissime per le nostre nail art o per esporre i colori. Sono sempre utilissime queste. Poi abbiamo un foil blu, bellissimo. Io vi dico la verità, non ho foil nella mia collezione, quindi questo è il primo foil che ho in assoluto e quindi sarà utile per fare alcune nail art, adesso poi studierò che cosa combinare. Entriamo invece nel vivo dei prodotti, quindi abbiamo questo qui che inizialmente pensavo che fosse uno smalto bianco, invece, meno male che ho controllato, altrimenti sapete che figuraccia che facevo. Questo è un liquid tape, quindi essenzialmente è un prodotto da mettere in questa zona dell'unghia, attorno alle cuticole, per non sporcare la pelle quando si fa quando si fa tecnica degli stampi e poi va rimosso. Quindi si presenta di questo colorino bianco, presumo che poi quando si asciughi diventerà trasparente. Io non ho nessun prodotto di questo tipo, è la prima volta che ne ho uno, non l'ho mai utilizzato e quindi vedremo un po' come si comporta. Poi abbiamo uno smalto classico blu, questo è adatto per stampi, c'è scritto qui dietro. L'azienda ci dice comunque di agitare bene prima dell'uso, perché presumo che essendo molto pigmentati potrebbe il pigmento andarsi a depositare sul fondo. La consistenza sono molto liquidi. Ok, vediamo poi, scommetto che saranno super pigmentati per gli stampi e che siano anche ad asciugatura rapida. Andando avanti, vediamo un po' che cosa c'è qui. Ok, quindi questo è uno smalto per stampi semipermanente nero, vedete, black. Vediamo un po'. Ok, molto pigmentato. Il pennellino noto che è diverso da quello dello smalto classico e a vederlo così mi sembra anche leggermente un po' più denso. Allora, questo sembra un semipermanente trasparente,
Non so se è fatto per essere usato con il foil oppure è un top coat. Devo andare a leggere perché da qui non capisco bene che prodotto sia. Andiamo avanti e vediamo le piastre. Ne abbiamo due. Questo che si chiama Master Plan numero 72. Vediamo un po'. Tutti i ghirigori, che come sappiamo sono il crucio un po' di tutte noi onicotecniche. Disegnare i ghirigori è un trauma. Io non mi ci sono ancora cimentato, onestamente, perché penso che lo lascio fare a chi è capace. Quindi questa piastra però ci viene in soccorso, quindi se abbiamo voglia di fare qualche nail art un po' particolare con dei ghirigori, guardate qui, ce ne sono tantissimi. Sono veramente belli. Tra l'altro, una cosa che potrebbe essere interessante, si potrebbero stampare in nero o in bianco, quello che preferite, sull'unghia come linea guida per fare sopra i ghirigori. Quindi magari puoi andarli a ripassare con un painting nero e farli quindi proprio effetto in rilievo, come sono di solito i ghirigori disegnati a mano. Per cui interessante, questa sicuramente la proverò e vediamo cosa ne esce fuori. Questi sono bellissimi, mi sono innamorata di questa coppia qua. Bella, bella. Anche questi, guardate che belli. Utilissimo il fatto che comunque arrivano con la loro scatolina, il loro astuccio per riporli dentro un cassetto in maniera tale che una volta tolta la plastica protettiva della piastra comunque non si righino e non si rovinino. Poi abbiamo la piastra numero 19, Maharaja, presumo che si dica, non lo so, correggetemi se sbaglio. Vabbè, questa è bellissima, adoro, no, guardate che belli, tutte le cose stile un po' indiane, mandala, come si chiamano, insomma. Mamma mia, ragazzi, mi faccio prendere in giro. Guardate l'elefantino, è bellissimo, cioè appena la prima cosa che ho visto di questa piastra è l'elefantino, mi è subito caduto l'occhio, stupendo. Molto bella. Guardate questo disegno qui com'è tutto intricato, complicato. Speriamo che sia anche facile da prendere su, perché poi diciamo la particolarità degli stampi e anche la cosa un po' più difficile sta proprio nel riuscire a prendere su tutto lo stampo per bene. Che belli, guardate questo. Bello, sembra tipo un pizzo. Quindi con questa piastra comunque ci si può divertire perché sono dei disegni sia anche un po' etnici, quindi magari per delle nail art un po' etniche, oppure anche qualcosa di più sofisticato come dei pizzi, quindi veramente c'è un po' di tutto anche in questa piastra, si può interpretare in tanti modi diversi. Questo, ragazze, era tutto quello all'interno del pacco. Fatemi sapere nei commenti se avete già provato questi prodotti oppure che cosa vreste vedere, magari che provo a realizzare con questi stampi e questi prodotti. Ma passiamo al tutorial, vi farò vedere come realizzare queste tip facendo una sfumatura e il ghirigoro con gli stampi Moira. Servirà prima di tutto scegliere due colori, io ho scelto questi di La Femme, e poi servirà un pennello da sfumatura. Per prima cosa vado a prendere uno dei due colori, io ho scelto il più scuro, e lo vado a mettere su circa un terzo della tip, quindi partendo dalla zona delle cuticole per intenderci, e lo vado a stendere, non serve essere molto precise, e vado poi a riempire il resto della tip con il secondo colore scelto. Non siate troppo abbondanti, ma neanche mettere troppo poco colore, insomma, una giusta via di mezzo. Poi, senza andare in lampada, prendo il pennello da sfumatura e faccio questi movimenti molto delicati in maniera da far sfumare i due colori insieme. Mi raccomando, se serve, ogni tanto pulite il pennello, pulite le setole dal colore. Quando sono soddisfatta della sfumatura, poi vado in lampada per circa 30 secondi. A questo punto vado a fare la seconda stesura del colore per intensificare la sfumatura, quindi vado a fare esattamente gli stessi passaggi di prima, quindi vado a mettere i due colori e poi li vado a sfumare con il pennello da sfumatura facendo questi movimenti veloci e molto delicati e andando a pulire le setole di tanto in tanto. Quando sono soddisfatta della sfumatura vado in lampada per un minuto.
Poi prendo una base per semipermanente, questa è sempre di La Femme, e la andrò ad utilizzare come collante, diciamo, per mettere dei glitter, che questo è un passaggio del tutto opzionale, ma secondo me rende un po' più carina e interessante la nostra nail art e gli dà un punto di luce. Quindi vado a prendere questi glitterini e li metto nella parte centrale, quindi come se fosse una spina centrale lungo la mia tip. E poi vado in lampada per un minuto. Vado poi a sigillare il tutto con il top matte no wipe, sempre di La Femme Professionnelle. A questo punto vado a prendere la piastra per stamping, questa è la Master Plan 72 che vi ho fatto vedere poco fa, che è bellissima. E ovviamente prendo anche lo stampino per prendere su il design. E poi prendo anche il semipermanente nero per stampi. La prima cosa che vado a fare dopo aver scelto quale ghirigoro andare a stampare è pulire la piastra con del semplice cleaner. Questo è un passaggio fondamentale, mi raccomando, fatelo sempre prima di utilizzare gli stampi, perché altrimenti non, potreste non prendere bene su il disegno. Pulisco lo stampino dalla polvere e poi prendo il semipermanente e lo vado a distribuire sul ghirigoro che ho scelto e poi con lo scraper vado a togliere l'eccesso con un passaggio morbido ma comunque deciso e poi prendo su lo stampino. Guardate il design, mi raccomando, ricordatevi di mettere lo stampino con il design qualche secondo in lampada prima di andarlo a mettere sull'unghia o sulla tip, mi raccomando, perché altrimenti il disegno non viene bene. Ecco qui come si presenta sulla tip. Ora vado in lampada per 30 secondi e quello che ci rimane da fare è prendere un painting nero, un painting senza dispersione in maniera che non serva quindi andarlo a sigillare, e vado a ripassare tutto il disegno, il ghirigoro, in modo da che sembri fatto a mano, quindi che risulti in 3D. Questa è la parte un po' più noiosa, se vogliamo, della nail art, perché ci vuole un pochino di tempo e un po' di precisione, ma il risultato finale è molto bello e ne vale sicuramente la pena. Ovviamente vado in lampada 30 secondi e questo è il risultato finale. Io le trovo bellissime, sono facili da realizzare, abbastanza veloci, quindi secondo me comunque adatte anche al lavoro da salone di tutti i giorni, molto portabile e sicuramente molto raffinate. Quindi queste piastre di Moira sono utilissime per quanto riguarda i ghirigori che tutte odiamo. Io spero che questa nail art vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi lascio tutti i riferimenti nell'info box come sempre, vi mando un bacio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!